quindi in qualche maniera quello che all'interno dell'università il problema dell'apprendimento della matematica ce l'ha forse più di altri. Io, riallacciandomi agli interventi che ci sono stati, e io ringrazio fortemente Giacomo dell'intervento che ha fatto, perché ha sancito un punto importante sul quale poi a quel punto mi ha dato, come si dice, un grande abbrivio, e io in qualche maniera ho già sottolineato all'interno del mio titolo, dove io parlo del sostegno, gli strumenti di competenza della matematica, il sostegno con gli studenti con DSA e non solo. Perché il problema dell'apprendimento della matematica, il problema dell'apprendimento, non è una cosa che riguarda solamente i ragazzi con DSA, anzi, come capita con gli studenti con difficoltà, noi dobbiamo essere grati a questi ragazzi perché fanno emergere dei problemi che noi comunque abbiamo. E quindi nelle relazioni che ci hanno preceduto, noi adesso partiamo da una consapevolezza importante che noi abbiamo, che noi docenti, e io, consentitemi, parlo soprattutto come docente universitario, dove certi problemi ce li abbiamo in maniera ancora più pesante. Noi abbiamo un problema che non è estraneo, cioè non è il problema, quando io ho una serie di esami di 50 ragazzi come capita e non ne promuovo nessuno, io ho un problema, e non è che il problema sta al di fuori di me, quindi io ho una responsabilità. Allora, già se noi abbiamo questa consapevolezza, e io ripeto, so che la stragrande maggioranza degli presenti ce l'ha, ma non è la stragrande maggioranza dei miei colleghi che ce l'ha, se noi partiamo da questa consapevolezza che abbiamo un problema, noi già siamo a buon punto, e quindi già ci approcciamo in una maniera diversa, e quindi a questo punto sappiamo che dobbiamo trovare una soluzione. Quindi, fatta questa rapida premessa, ovviamente su queste cose che troverete nelle slide, in tutto il materiale che qui vi lascio, perché ha un valore, diciamo, perché noi adesso tutto quello che stiamo facendo lo stiamo registrando, perché questa occasione non finisce qui, questa occasione rappresenta del materiale che noi metteremo a disposizione, perché questo convegno, che già tante persone stanno seguendo in streaming, lo potranno rivedere n volte, questo ha un valore formativo, e questo già è qualche cosa che noi come Sinapsi stiamo facendo da anni, ma che non è scontato, perché gran parte della formazione che normalmente si fa inizia e finisce nel momento in cui si chiude la formazione. Pensate questo, che peccato, che perdita rappresenta. Noi siamo responsabili, cerchiamo di fare in maniera diversa, però su questo quindi io andrò rapidamente, quindi non vi ripeterò che cos'è la discalculia, che credo l'abbiamo capito, e che quali siano tutte le difficoltà che, diciamo, la discalculia comporta. Io cercherei, voglio, diciamo, molto 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 modestamente, provare a dare qualche indicazione su come si può affrontare il problema. Ora, un indirizzo per affrontare il problema, grazie a Dio, lo dà la legge, che stabilisce che all'interno delle istituzioni scolastiche e ora anche quelle universitarie occorre predisporsi per l'uso di strumenti compensativi, che devono essere strumenti che aiutano. Quindi noi sappiamo che per affrontare il problema dobbiamo individuare strumenti compensativi. Adesso la scelta quale possa essere il più idoneo, e su questo la seconda voce, il più idoneo non deve essere necessariamente lo stesso strumento per tutti, perché la legge sancisce questo diritto preciso di una didattica individualizzata e personalizzata. Cioè noi dobbiamo nella scuola, ma nell'università, trovare uno spazio che è uno spazio individuale per ogni singolo allievo che presenta questi disturbi. Quindi, ed è una cosa che ricade sotto la nostra responsabilità, cioè noi non è che lo possiamo, è una cosa che dobbiamo fare noi, nella scuola e nell'università. Cos'è uno strumento compensativo? Non è che lo ribadiamo. Adesso ne parlavo
con Giacomo esistono nei vari livelli di scuola, con delle, diciamo, anche orientamenti di opportunità, esistono diversi strumenti. Ovviamente nella primaria, come sappiamo, abbiamo degli ambiti di miglioramento, di crescita, di organizzazione molto maggiore, noi cercheremo di lavorare su certi tipi di strumenti compensativi molto semplici, quindi bellissima l'esperienza della tavola pitagorica serigrafata, con strumenti che devono servire a ricostruire, a facilitare diciamo, l'acquisizione di quelle competenze, di quelle immagini, di quelle immagini mentali che il bambino con DSA ha difficoltà a costruire, e quindi abbiamo un certo tipo di impostazione. Man mano che andiamo avanti, man mano che la competenza aumenta di complessità, perché il compito diventa sempre più elaborato, ovviamente anche lo strumento compensativo diventa sempre più sofisticato, e quindi in qualche maniera, diciamo, dobbiamo trovare altre indicazioni. Adesso io qui nella presentazione troverete una sola, una serie di strumenti, ma ce ne sono tanti, perciò dico che la base del problema è sapere di avere il problema, perché la soluzione è un qualcosa che diciamo, va cercata, però gli strumenti ci sono, e ci sono strumenti informatici, anche la grande maggioranza, molti di loro, molti di essi gratuiti, o comunque che adesso costano poco, qui non si capisce bene perché molto spesso il software si pensa sempre che sia necessariamente gratuito, se costa 10 euro non è un dramma, no? Ecco, però alle volte non si capisce perché questo poi rappresenta una difficoltà, e strumenti, ripeto, che in qualche maniera aiutano a aggiungere al compito matematico la componente esperienziale, consentono di creare quell'immagine operativa, pratica, consentono al cervello di costruire, di compensare, diciamo, tutte quelle capacità che il ragazzo, il bambino con DSA ha. E quindi, ad esempio, editor per la scrittura, oppure strumenti che agevolano la lettura del testo e della matematica. Quindi, ripeto, ci sono le occasioni nei quali, ci sono i contesti nei quali e gli specialisti nei quali è facile, sono predisposti per aiutarvi e sostenervi nella scelta dello strumento. Quindi la rete, le case editrici che sono specializzate su questo, tipo Ericsson, eccetera, offrono una ampia varietà di strumenti. Per cui si tratta di trovare, caso per caso, lo strumento più idoneo, ma esistono, e quindi occorre che ognuno di voi si faccia parte responsabile e attiva nella ricerca di questi strumenti, i formulari, che fondamentalmente, ripeto, servono ad aggiungere componenti operative, ad aggiungere tutto, a facilitare la visione del problema matematico. Io molto spesso con i miei allievi, quando io discuto anche di aspetti informatici o descrivo ad esempio apparecchiature, li stimolo a, ad esempio quando parlo delle reti telematiche, li stimolo a cercare di visualizzare quello che è il segnale elettrico che passa all'interno di una rete informatica. È una cosa che uno studente preparato può fare, uno sforzo che fa e che facilita la comprensione del fenomeno. Ripeto, vado rapidamente perché vorrei concentrare la presentazione rapidamente, anche i cartoons, i giochi, ecco, sul tema di come poi è possibile veicolare questi strumenti in una realtà di classe operativa, perché questo poi è il problema. Perché è facile parlare di didattica individualizzata e personalizzata, ma io ho 30 allievi, ok? Io comunque devo venire in classe a fare lezioni. Come faccio ad avere un approccio individualizzato se io ho 30 ragazzi che devo seguire? Allora, va bene, inutile dire, nella scuola abbiamo, da un punto di vista organizzativo, il PTP, vado rapidamente, nell'università adoperiamo un approccio analogo, un progetto individualizzato, per cui abbiamo comunque un contesto organizzativo che ci permette di calarci nel singolo caso. Però rimane il problema, cioè
Cosa cambia nella classe nel momento in cui io so di avere questa difficoltà? È evidente che la dinamica di classe tradizionale ha dei limiti, perché nella classe io ho allievi annoiati, allievi in difficoltà, allievi che si nascondono, e questo inevitabilmente porta che io ho grandi difficoltà a rilevare quelle situazioni e comunque gestirle. La dinamica stessa è basata su esposizione, ascolto, memorizzazione esercizi, ripetizione di quanto ho studiato, interrogazione e ne volte fino a che non serve l'ascolto. Ma, e io vi faccio vedere questa slide, ma che è una slide, credo che è abbastanza girata, è abbastanza nota. Noi sappiamo che il 10% una scala di capacità di apprendimento, la capacità di apprendimento attraverso la sola lettura è il 10%, cioè io apprendo 10 su 100 leggendo unicamente. Sappiamo perfettamente che il ragazzo che si annoia in classe e che va a casa, a fine apprende solo leggendo. Se lui in qualche maniera segue, nel senso che legge e ha anche un contenuto visivo di una buona illustrazione, arriviamo a 20, con l'ascolto, quindi ascoltando in classe arriviamo a 30, ma capite bene che fino a che, non, che il fenomeno, la dinamica stessa della classe, e ripeto, parlo anche per l'insegnamento universitario, è assolutamente inefficiente, cioè nel senso che a parità di sforzo raggiunge un risultato marginale. Il che significa da un punto di vista operativo? Che se io ho un ragazzo bravo, ma bravo di per sé, quello apprende, ma se ho dei ragazzi che hanno delle difficoltà, io quelli li perdo. D'altra parte, se io al primo anno di matematica, all'esame di analisi 1, ho un dropout del 45%, cioè significa che il 45% dei miei amici se ne vanno, e questo poi rappresenta una perdita come ateneo, sto parlando di una cosa che dura da 50 anni, perché della stessa cosa se ne parlava quando io ero studente, il problema c'è. E allora perché per me è importante, è stata veramente una bella giornata per me sentire Giacomo, perché sentire che da una fonte autorevole, di avere la conferma di quanto io personalmente sento, che noi abbiamo un problema, ma che il problema del dropout non è un problema che dipende da altri, ma dipende da noi, e dipende da questo, da quello che vedete, dipende dal fatto che noi insegniamo in un modo inefficace e inefficiente. Questo significa che sappiamo che dobbiamo mettere in atto un qualche miglioramento. Allora, la dinamica di classe è poco efficiente. Adesso io vi butto lì una cosa che avrete sentito parlare tante volte: flipped learning. Che significa flipped learning? Una bella etichetta accattivante, no? Ho risolto il problema. Significa sostanzialmente che si può stare il bilancio dalla classe a casa. Quindi la lezione, però io qui 5 minuti, consentitemi, statemi diciamo seguiti, non è che deve essere ribaltata necessariamente, ma deve essere progressivamente spostata. È un solo un problema di baricentro, ok? In questo momento il baricentro è tutto in classe. Proviamo a spostarlo progressivamente a casa con uno studio individuale. Per cui questo consente che la lezione in classe debba diventare un momento di confronto e di lavoro, per il quale quindi c'è spazio per un'individualizzazione. Più riesco a spostare, più riesco a individualizzare. Sono 3 anni che io, nel mio insegnamento universitario, 50% è teoria, 50% è laboratorio. Nel laboratorio si riesce a lavorare sui singoli, che se io avessi sempre davanti in una dinamica quale quella presente, non avrei. E questo l'ho potuto fare in virtù del fatto che ho dovuto in qualche modo riorganizzare la modalità di erogazione dei contenuti. Questo ovviamente attraverso un mix di componenti, quindi per me il flipped learning è il flipped learning, io adotto una, occorre adottare una, non la formazione online, perché
è uno strumento non controllato, ma un mix che è composto di formazione esperienziale, formazione a distanza e formazione frontale. Quindi, in buona sostanza, occorre, per poter fare questo, occorre uno strumento che permette di gestire i contenuti, cioè consenta fondamentalmente di fare questo spostamento del baricentro. Questo è consentito attraverso delle piattaforme di learning management system che sostanzialmente permettono di proporre un percorso formativo che può essere composto di diverse strutture, quindi esperienziali, quindi la piattaforma Moodle fondamentalmente è uno strumento informatico gratuito, molte scuole già lo usano, però con scarsa probabilmente convinzione e determinazione, permettono di tracciare le attività sia sincrone che sincrone, cioè permettono anche di fare una classe virtuale. Questo convegno l'avremmo potuto fare attraverso una classe virtuale. Consentono di verificare gli apprendimenti, consentono di proporre materiali di studio nelle modalità più disparate. E quindi lo strumento per poter effettivamente in maniera concreta fare una flipped learning, di spostare il baricentro, è Moodle. Moodle va imparato, va configurato, è una cosa che ci stanno migliaia di docenti in tutta Italia che lo stanno facendo. È un lavoro, una fatica. Si può fare formazione su quello, ci si può organizzare. Facciamo formazione su Moodle, piuttosto che rifare 10.000 formazioni nel quale ripetiamo per 10.000 volte i problemi e le difficoltà. Mettiamoci a un tavolo e lavoriamo su proposte concrete. Quindi, questo lo potete vedere, dove voglio andare. Quindi i vantaggi sono la possibilità di gestire gruppi, la possibilità di personalizzare i dati, che posso fare percorsi individuali. Quindi, la piattaforma LMS di Learning Management System consente quindi di fare tutto questo. Una cosa sulla quale poi un elemento particolare che viene erogato attraverso la piattaforma sono ad esempio le video lezioni, che sono una cosa molto pratica da fare, cioè io questa lezione che sto facendo noi la stiamo registrando. Questa lezione voi da domani la potete rivedere sulla piattaforma, sul nostro sito, e può essere erogata attraverso una piattaforma. Che significa? Che il ragazzo può diluire i tempi di apprendimento, quindi anche se non è riuscito a essere particolarmente attento in classe, può riprendere a casa e in classe si può venire a fare qualche ora in più di esercitazione. Io docente, se so che questi contenuti sono sulla piattaforma, in classe mi posso concentrare sull'acquisizione di competenze e non mi devo preoccupare del fatto che io devo spiegare cose che già stanno in piattaforma. È un problema di responsabilità, è un problema di abitudine, però è una cosa che piano piano, progressivamente si può fare. Quindi la video lezione, ripeto, registrare una lezione è una cosa banale, che è alla portata di tutti. Non occorre essere tecnici, non occorre essere scienziati. È una responsabilità che ognuno sa. Io insisto su questo perché per me è lotta quotidiana all'interno del mio ateneo, dove questo tipo di approccio è fortemente osteggiato, perché chi dice che poi questa lezione se la copia, chi dice che si mette preoccupazione perché magari in quel momento non sta a posto, chi dice che ha 3.000 regole perché pensano che lo criticano perché le fesserie che può aver detto, queste sono le idee. Poi potete pensare che noi abbiamo difficoltà e che noi dobbiamo mortificare l'apprendimento delle persone perché io mi metto paura che le mie fesserie debbano essere protratte, ma voglio essere anche libero, siamo esseri umani, una fesseria la può dire chiunque, ne avrò dette diverse probabilmente senza volerlo, ma avrò detto percentualmente un numero di cose utili superiore alle fesserie e sto tranquillo. Allora, la realizzazione e la migliorazione di media è una cosa semplice, vado rapidamente. Occorre quindi avere un approccio pragmatico, un passo alla volta. La cosa importante, sappiamo che è una nostra responsabilità, sappiamo che serve, sappiamo che si può fare, quindi ognuno ci rifletta poi se poi il giorno dopo se la sente di andare avanti nella stessa maniera. Quindi
c'è un ipotetico percorso nel quale nell'arco di un anno uno fa un investimento, prepara un po' di questo materiale, noi registriamo le lezioni su YouTube e le rendiamo disponibili in modalità privata in modo che non debbano andare proprio liberamente, si predispone una piattaforma Moodle, un cristiano in grado di gestire l'infrastruttura in una scuola si trova sempre e si va in maniera semplice, senza soldi, senza costi, perché è tutto gratuito. Io per quello che ho fatto nel mio corso non ho messo tasca niente, la piattaforma è gratuita, mi sono fatto un po' di lavoro, ho imparato come si fa e basta. Quindi questo è il messaggio che vorrei darvi. Questi sono dei log di accesso di un paio di piattaforme che sto seguendo. Questa è della mia piattaforma. Vedete, è interessante vedere come i picchi sono in coincidenza del periodo delle lezioni. Cioè, che significa? Che i ragazzi vengono in classe e poi se la guardano la lezione. Quindi non è che rimane lì per chi non è venuto, ma è uno strumento che loro usano per migliorare l'apprendimento. Questo è nel mio corso. Questa è un'altra piattaforma di una pubblica amministrazione, vedete, è un comportamento un po' diverso perché è settimanale, qui in questo caso non c'è la lezione e poi la registrazione, qui abbiamo contenuti che sono disponibili in piattaforma, il personale dell'amministrazione durante la settimana va a guardare questi contenuti e quindi vedete dal lunedì al venerdì si guardano i contenuti, ovviamente sabato e domenica giustamente non ci va nessuno. È uno strumento che stiamo parlando di personale della pubblica amministrazione che va sulla piattaforma perché ha bisogno di capire come funzionano determinati strumenti che gli sono messi a disposizione. Allora, noi per anni, no, abbiamo discusso e perso una marea di tempo per capire se è meglio la formazione frontale o la formazione a distanza. E quanti soldi e quanto tempo si è perso in questa discussione? Quella, la verità, è una sola. E che in realtà queste dobbiamo semplicemente pensare a fare una cosa, a fare migliorare l'apprendimento e pensare allo studente, in una logica centrata attorno allo studente. E gli strumenti, qualunque essi siano, ovviamente vanno bene. Grazie per l'attenzione. Grazie.